Eccoci qui, cari amici di Viene a vivere all'estero, buongiorno e benvenuti. Oggi vorrei parlare della differenza tra conversare con le persone internazionali e la differenza colossale con quella di conversare con le persone del posto. All'inizio chiaramente è più facile, no? Farsi passare la paura di parlare. Se so che una persona viene dalla Francia, dalla Spagna o da un altro paese, e quindi immagino che più o meno siamo tutti sulla stessa barca. Però parlare con una persona nativa, chiaramente ci vuole un pochino più di coraggio perché potrei magari essere in qualche maniera scoperto per avere un accento molto diverso da quello loro, quindi non ci si può nascondere dietro al dito, l'accento di solito ce lo si porta dietro, a meno che ci si impegni molto con corsi di dizione. E quindi parlare con le persone locali diventa chiaramente un'impresa più ardua, perché parlano più veloce, non hanno bisogno di pensare. Hanno sempre tutte le parole pronte e usano sia delle espressioni particolari, delle espressioni dialettali, di slang, che sono spesso ben lontane da quello che magari uno ha imparato sul libro o su un corso standard. E quindi si nota veramente una bella differenza. Le persone locali sono anche quelle un pochino magari talvolta meno disposte, meno spesso tolleranti a un accento diverso, mentre chiaramente tra stranieri ci si tollera tutti a vicenda, anche se certi accenti sono poco comprensibili. Io trovo l'accento francese spesso talmente forte che va a pronunciare davvero in maniera confusionaria certe parole. Quindi il passo successivo, dopo che si riesce a parlare con le persone internazionali che vengono da tutta Europa, da tutto il mondo, che usano anche una serie limitata di vocaboli, il più di questi sono vocaboli di necessità, il bello sarà parlare con le persone del posto di cose che a noi interessano, perché se una persona continua a parlare di cose base, no? Uno all'inizio può dire, bah, i miei coinquilini sono di tutta Europa, diciamo. Si parla però di parole come calorifero, stendino, forno, pulire e via dicendo. Non sono parole certo complesse che mi potrebbero aiutare anche magari in una carriera molto specifica. Quindi, tanto più divento bravo a utilizzare parole molto specifiche, espressioni molto tipiche, tanto più aumenta la mia chance di inserirmi davvero nel contesto reale. Però siccome tutti abbiamo la prima fase, quella di soddisfazione, in cui dici, ah, finalmente, dopo tutti i miei sforzi, riesco a farmi capire, allora di solito ci si adagia un pochino lì per la prima fase. Quindi ci vuole poi un elemento motivante per riuscire ad arrivare alla seconda, in cui effettivamente il vocabolario si arricchisce e si riescono a fare delle conversazioni complesse. E naturalmente non stupitevi di trovare persone all'estero, italiani e non, che sono lì da una vita e hanno ancora un uso della linguistica piuttosto base. Perché? Perché non si sono mai infilati nella situazione, talvolta imbarazzante e difficile, di effettivamente sentirsi ignorante. Finché uno si sente nella zona di comfort di riuscire più o meno a fare tutto e le altre persone internazionali magari sono un pochino sulla stessa barca, il passaggio avanti non si fa. Quindi io personalmente l'ho fatto sentendomi molto in difficoltà quando avevo trovato questo lavoro da recruiter. Era il mio lavoro 100% in lingua in cui dovevo parlare, dovevo proporre le cose ai clienti. E lì naturalmente mi è stato di grandissimo aiuto fare lezioni private per diversi mesi e quindi in tale maniera ho avuto proprio modo di avere la convinzione in me stesso che riuscissi a parlare in lingua straniera per ore di fila. Quindi io ero arrivato, se vi può essere così di ispirazione a questa cosa, a chiedere di fare un'ora e mezzo, due di fila, in cui ero io sempre a proporre materiale. Quindi, se volete davvero fare un salto, vi serve sentirvi anche un po' ignoranti, perché sennò uno quel salto non lo fa. Quindi, una cosa bellissima è all'inizio parlare con gli internazionali, cosa ancora più bella è riuscire a conquistare di parlare con la gente del posto.
ricordiamolo, quando parlano con noi e magari siamo agli inizi, fanno comunque lo sforzo di scegliere parole semplici e parlare in maniera più lenta e scandita. Quando poi invece sentono che siamo dei loro, conosciamo le espressioni locali, i modi di dire, vedrete che vi metteranno alla prova utilizzando termini che loro usano normalmente, termini locali, termini a volte specifici e complessi. Quindi, ragazzi, io vi auguro di riuscire a fare anche voi questo salto perché vi porterete a casa qualcosa che vi dà la sicurezza di aver capito la cultura in cui siete fino in fondo. Bene, questo è il mio pensiero del giorno, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!